Alessandro Di Battista e i palestinesi. Alessandro Di Battista è stato invitato alla Camera per parlare della questione palestinese, per parlare di ciò che sta avvenendo a Gaza. Beh, precisiamo, tutti sanno chi è Alessandro Di Battista. È stato un parlamentare del Movimento Pentastellato. Poi a un certo punto Alessandro Di Battista aveva detto che voleva diventare il capo del Movimento Pentastellato, ma il Movimento Pentastellato non l'ha voluto come capo. Per cui Alessandro Di Battista si era risentito ed era uscito dal Movimento Pentastellato, forse sbattendo la porta. Invece di dire grazie al Movimento Pentastellato, che mi hai fatto salire agli onori del Parlamento, no, ha sbattuto la porta, è uscito dal Movimento Pentastellato. Adesso non si sa bene da che parte stia. Voleva diventare capo, sì, c'è un mio video dove documento. È stato lo stesso Alessandro Di Battista a dire: sono uscito dal Movimento Pentastellato perché il Movimento Pentastellato non mi ha voluto come capo, capito? Vabbè. Ora sentiamo alcune parole di Alessandro Di Battista, sentiamo, eh. Se c'è l'opportunità di parlare di Palestina, questo anche prima del 7 ottobre, io ci sono sempre, proprio perché non credo che vi sia alcun popolo più martoriato, più dimenticato, tra l'altro, più vilipeso come il popolo palestinese, questo da decenni, e poi perché diciamo, la questione palestinese dimostra più di ogni altra, probabilmente, l'ipocrisia del cosiddetto blocco occidentale. Magari qui. L'intervento di Alessandro Di Battista ve lo metto nella sua interezza nel riassunto del video, così voi potete ascoltare tutto ciò che ha detto Alessandro Di Battista. Io vorrei ricordare Alessandro Di Battista che sì, è vero, i palestinesi stanno soffrendo, e questo è vero, che stanno soffrendo i palestinesi, però. Siccome io, Serafino Massoni, eccomi qua, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici, poi preside di ruolo sempre nei licei classici scientifici. Onore del vero, ad onore della storia, devo ricordare ad Alessandro Di Battista che quando ci fu la Shoah, sapete cosa fu la Shoah? 6 milioni di ebrei messi nei lager, poi nelle camere a gas e poi nei forni crematori. Beh, quando ci fu la Shoah tra il 1940 e il 1945, e ancora non c'era lo Stato di Israele, i palestinesi erano alleati di Hitler. I palestinesi erano alleati di Hitler. Queste cose bisogna dirle, perché se c'è un popolo che ha sofferto per millenni, millenni e millenni, e questo popolo è il popolo ebraico. Diciamole queste cose. Va bene? Ecco qua. Io ho dovuto evidenziare che quando ci fu la Shoah, e ora ricorre la giornata della memoria, quando ci fu la Shoah, 6 milioni di ebrei messi nei forni crematori, i palestinesi erano alleati di Hitler. Va bene, qua mi fermo, e a tutti, anche ad Alessandro Di Battista, tanti cari saluti da Serafino Massoni.